Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i Funghi. Buongiorno Fabio. Buongiorno Giorgia. Fin da piccini i nostri nonni ci fanno giocare con le vesse e quindi è un tipo di fungo che ognuno di noi conosce bene. Queste invece ci assomigliano ma sembrano o dei ricci o delle castagne, dei ricci di mare o delle castagne. Che cosa sono? Sì, questa è una specie singolare sempre appunto di vesce, cioè di funghi che appartengono al genere Lycoperdon, che però hanno una superficie che invece di essere o liscia o granulosa come altre specie, queste sono ricoperte completamente da aculei. Infatti il nome di questo fungo è Lycoperdon echinatum, che vuol dire spinato. Spinato, ok. Quindi tutta la superficie è irta di queste fine punte, aguzze, che sono lunghe dai 3 ai 5 mm, molto anche facilmente asportabili. Se io strofino un po', vedete, si possono togliere. Okay. Si staccano. Queste colorazioni di questo fungo sono piuttosto sul bruno, vanno dal bruno giallino nei funghi giovani, via via aumentano poi di tonalità, diventano via via più scuri e diventano un bruno carico negli esemplari adulti, dove si vedono che anche gli aculi sono di lunghezza maggiore. In questo caso crescono con la maturità. Il fungo da giovane presenta una gleba, cioè la parte interna, che è la carne di questo fungo, bianca. Poi via via, come le altre vesce, diventerà prima un giallo verdognolo e poi pian piano brunastro, diventando prima molliccio, poi quella parte, quella poltiglia che si forma all'interno, che deriva dalla putrefazione di tutta la parte interna che contiene le spore, si disidrata e diventerà una polvere che verrà emessa con la pressione. Quindi basterà che, non so, delle gocce di un temporale battano sul fungo per far uscire questi fumetti, che sono in realtà nuvolette di spore, oppure ci passa sopra una persona oppure un qualsiasi animale selvatico, che calpestandolo emette, fa uscire le spore e quindi dissemina la specie. Mia nonna era una gran mangiatrice di vesse. Queste si possono mangiare? Come queste, diciamo che non sono consigliate, sono sicuramente hanno un gusto meno gradevole di altre, e nei libri si parla di mancanza di interesse alimentare. Va bene, grazie Fabio, alla prossima puntata di Conoscere i Funghi.